E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto importante che non ho nessuna voglia di fare l'ipocrita, perché io non ho mai fatto l'ipocrita nei vari video. Voi sapete bene che ho sempre detto la verità, anche quando sono state verità particolari. Insomma, sono sempre stato. Ho detto sempre la verità. Anche quando non mi conveniva dire la verità, quindi figurati se molte dicono una falsità. Allora, negli ultimi giorni si è tenuto il consiglio d'amministrazione dell'assemblea degli azionisti, ok? Non è stato un vero e proprio CDA, l'assemblea degli azionisti, ovviamente la dirigenza parla agli azionisti andando a riepilogare le cose, e c'è stata una lettera del presidente della Juventus che ha scritto delle cose che Agnelli non avrebbe gradito, tant'è vero che Agnelli sarebbe furioso con la nuova dirigenza della Juventus e con Gionelka. Ma riepiloghiamo un pochino la situazione. Qual è? Perché dobbiamo assolutamente andare a riepilogare questa cosa. Ora, io ti faccio una piccola premessa. Non sarà un video normale questo qua, nel senso mi sentirete dire delle cose molto forti. Non vi preoccupate, non ho fatto niente, ma mi sono molto arrabbiato per questa lettera. Ok? E bisogna assolutamente andare a commentarla, perché è una cosa che non mi piace proprio, non mi piace. Piano piano ci sediamo, che dovete fare? Tre cose: iscrizione, solito like, solita campanellina delle notifiche, sempre per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante, perché se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non avete i video. Quindi mi raccomando, questa è una cosa importantissima. E se vi va potete anche seguirmi all'interno dei social. Allora, ragioniamo, facciamo un attimo un ragionamento. Io la dirigenza della Juventus attuale non la sopporto. Tranne Giuntoli, che è l'unico che capisce qualcosa, gli altri sono lì senza motivo. Sono stati messi lì senza un'apparente ragione. Lui ha detto, presidente della Juventus attualmente, Winnie the Pooh, ha detto che noi dovevamo per forza trovare un accordo con la UEFA e con la FIGC per quanto riguarda gli stipendi, quindi non le plusvalenze, che è un altro discorso, ma dovevamo trovare un accordo di questo tipo, perché altrimenti le conseguenze sarebbero state gravissime. E penso che questo sia chiaro, ok? E noi ne abbiamo già ampiamente parlato. Però ha detto anche un'altra cosa che ha fatto arrabbiare Agnelli. Ha detto: c'è chi va avanti nei processi, evidentemente perché può farlo, lasciando intendere che Agnelli lo fa non perché crede in una, diciamo, in una situazione relativa al processo che può andare a cambiare, ma perché vuole perdere, sai, vuole andare avanti a oltranza. Bene, questa frase non è andata giù molto ad Agnelli, perché si sarebbe molto arrabbiato e si sarebbe arrabbiato moltissimo per questa situazione. Ora, io parlo da un mio punto di vista, quindi ti parlo da tifoso della Juve e da persona che occupa un bel po' del suo lavoro, in questo caso questo qui, per difendere la Juve. Perché voi sapete bene che io ho sempre difeso la Juve da queste cose qua, a differenza di molti tifosi della Juventus, che non hanno fatto altro che cavalcare le onde. Io ho sempre difeso la Juventus, in ogni momento. Se tu nella vita sei uno che non ha le palle, ok? Perché questo è, oppure che non ha neanche, diciamo, la capacità di andare ad avere un confronto dialettico decente sull'argomento, tu non puoi andare ad accusare gli altri. Perché quando Agnelli fa i ricorsi e va a presentare dei ricorsi, Agnelli non lo fa perché se vuole rovinare la vita o perché vuole complicarsi le cose, ma lo fa perché questo è un uomo che era presidente di una squadra di calcio che ha portato alla vittoria per anni. A un certo punto gli hanno detto: vai via perché tu hai fatto dei reati che non sono stati visti. È normale che lui vada a continuare a lottare per questa cosa qua. E allora ti ripeto un'altra volta le cose che ti ho sempre detto. Noi siamo tutti
pacifici, nel senso, diciamo tre cose molto semplici, va bene? Tre cose molto semplici. La prima, siamo tranquilli, la seconda non litighiamo, la terza cosa, facciamo finta di niente. Perché noi dobbiamo fare finta di niente per tante cose, perché se noi ci dovessimo mettere ad analizzare ogni singola mossa di questa nuova dirigenza, in ambito proprio di andare a parlare a favore della Juve, io mi dovrei mettere qui, mi dovrei fare un coso, perché voi non siete capaci di parlare a favore della Juve. Elkan è il primo. Io ti ho sempre detto, io non ho niente contro John Elkan. Attenzione, anzi, assolutamente non ho niente. E riconosco chi è John Elkan, ma non mi sento rappresentato dal suo modo di fare. Punto. Io, Juventino, che lotto tutti i giorni per cercare di avere una situazione di normalità, non mi posso sentire rappresentato da uno che se non gliene frega niente del nome della squadra. Perché credetemi, che non è che bisogna andare a fare ogni 2 minuti casini, situazioni e cose varie, ma se tu nemmeno mezza volta difendi la Juve, qualche problema c'è. Poi non ti devi andare a lanciare le non devi andare a lanciare le cose a chi prova a difendere la situazione. Perché io mi sento rappresentato da Agnelli, non da Elkan. Non mi sento rappresentato da coloro che ci sono adesso. Io tifo Juve perché tifo Juventus e continuo a tifare Juve perché Serie B ci stavamo noi, non loro. Quindi tifo Juve a prescindere. Ma tu non mi devi venire a dire che lui sbaglia a fare quello che fa, perché lui sta facendo bene a fare quello che fa. Se tu fai una vita da codardo e ti nascondi dietro le cose, è un altro discorso. Alt, io so perfettamente che gestire una società vuol dire avere anche un atteggiamento diverso. Lo so che non si può uscire fuori e fare casino, non sono un ignorante, lo so. Ma so anche che una persona che tiene ad un'altra o tiene ad un qualcosa prova ad esprimere un di sé, prova a parlare dell'argomento, non va via senza motivo. Allora, non mi venite a criticare l'atteggiamento di Agnelli, che la Juve l'ha sempre presa e portata così, perché voi non avete fatto niente. Tu che fai l'inserimento di soldi, liquidità, a me non fa impressione. Perché l'inserimento di liquidità tu lo stai facendo perché te fa cioè non è che tu lo fai per diciamo, lo fa perché che bravo, che uomo generoso e gentile, che è questo. No, lo fa perché sono, cioè, qui è questa è un'azienda. E se non lo fa, quindi è costretta a farlo. Ma non mi venire a parlare di rappresentare e di riconoscimento, perché io non mi sento riconosciuto da Elkan, tutto qua. Cioè, non mi sento rappresentato, non posso essere rappresentato da uno che se la fa sotto di parlare di fronte a un microfono, perché io non sono così, non sono mai stato così. Punto. Quindi le cose che dite nelle assemblee, le cavolate che dite, nella serie dei cavoli, io ho letto tutti gli interventi dell'assemblea, mi sono sembrati tutti ridicoli, dal primo se salva qualcuno, ma pochissimi, le cose che dite nell'assemblea o le dite bene e le dite bene oppure non le dite, perché da esterno sentirsi dire da uno che non sa manco di due parole, perché quello c'ha te, perché quello sta andando avanti, è normale che io mi giri, cioè è normale che mi arrabbi, capite qual è il discorso? Perché Winnie the Pooh con tutto il rispetto per Winnie the Pooh, io lo chiamo Winnie the Pooh, sto tizio. Winnie the Pooh non è capace di fare il ruolo che fa. Capito qual è il discorso? Sta là proprio per, capito, per andare a così. Se siede, dice salve, io sono Winnie the Pooh, sono il presidente della Juve. Capirai? Mo sta fa una sudata, sta impegnata tantissimo. Ma che sta a fa? Ma non sta a fa niente. Prende soldi, arrivederci. Stiamo sempre là. E siamo sempre là. Non vi mettete contro Agnelli, perché Agnelli qui ha fatto tutto quello che poteva fare, anche di più. Anche di più. Ha sbagliato? Certo, ma non in questo caso. Che c'è? Che c'è? Cosa c'è?
io faccio fatica a capire il punto. Non riesco a capire il modo di fare che ci avete. Non voi, loro. Il loro modo, il loro approccio. Cosa avremmo dovuto fare noi? Cosa avremmo dovuto fare noi? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sederci e dobbiamo dire che non ce ne frega niente, che è tutto a posto, che la FIGC è a posto. Se fosse a posto non ci sarebbe stato il processo spostato, molto semplicemente. La cosa è tanto semplice, perciò se ne parla tutti i giorni e si discute tutti i giorni di questa cosa. Perché non bisogna lasciarla andare via, perché non c'è modo di lasciarla andare via, capisci? E se tu, tizio, che io neanche so chi sei, perché io, sto tizio, Winnie the Pooh, l'ho conosciuto l'anno scorso, mai visto nella mia vita, venuto qua, ha cominciato a fare il presidente, così, senza che avesse un merito, senza che avesse una cosa. No, perché io sono tifoso juventino. Beh, tifi, impara a tifare. Impara a tifare. Perché mi sembra che non ci sia tutto sto amore straordinario che tu sostieni di avere. Mi spiace, ragazzi, ma è così. Poi, se vogliamo raccontare cavolate e vogliamo dire un sacco di stupidaggini, vogliamo continuare a dire delle cavolate, a dire cose che non sono fatte, che non sono vere, allora diciamo cose che non sono vere e così siamo tutti a posto e siamo tutti tranquilli. Mi sembra un po'. Francamente paradossale mettersi a giudicare uno che qui ha lavorato tanto perché tu stai così, guarda, levatevi per cortesia perché non c'è niente da dire, cioè, io non ho niente da dire, punto. Non, cioè, io mi sento non, veramente è una società che non, boh, cioè sì, ci sta, però proprio in niente, raga. Non parla nessuno, non difende nessuno, non dice niente a nessuno, siamo sempre, 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 sempre a dire le stesse cose, perché loro non sono capaci. Tutto qua. Quindi fatemi sapere un pochino voi tre nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché qui si è arrivati alla follia più totale. Qui sono pazzi, sono fuori di testa, sono stupidi, fatemi sapere niente. Non è normale sta cosa. Prego.